recuperiamo una sedia. Con i braccioli, senza braccioli. Senza braccioli è ancora meglio, ma vedete voi che cosa avete. Va bene? Adesso, seduti sulla sedia, posturale dolce. Poi faremo anche qualche cosa in piedi. Io ruoto la sedia, così mi si vede meglio. Seduti sulla sedia, se non toccate con i piedi per terra, mettetevi qualcosa sotto, anche un cuscino. Va bene? Mettiamo le mani sulle ginocchia o sulle cosce, buttando fuori l'aria. Arrotondiamo la schiena dolcemente. E inspirando, apriamo il petto e apriamo la gola. Respiriamo col naso, un po' quello che facciamo quando siamo seduti sul tappetino, però a volte non abbiamo la possibilità di avere un tappetino con noi, per cui se impariamo a fare delle cose anche seduti sulla sedia o intorno alla sedia, allora diventa veramente più efficace. Per cui butti fuori l'aria, vedi la colonna, si arrotonda dolcemente, si allunga. E inspirando, apri, apri, apri il petto, apri la gola, allunga bene i muscoli del collo davanti. E intanto, piano piano, nel posturale, nello yoga, in ogni cosa, il movimento rallenta perché segue il respiro. E piano piano prendiamo contatto con noi stessi. Sentiamo l'aria che entra, che esce, la schiena rigida, dolente, nella zona lombare, nella zona cervicale. Ecco, terminiamo, proprio sentendo bene l'allungamento. Io qui ho vuoto la sedia. Da qui, sempre seduti sulla sedia, in punta alla sedia, lo so che non è bon ton, però se voi, facciamo questa prova, mettetevi con la schiena appoggiata alla sedia, sentite che la zona lombare si curva tutta e qui la zona cervicale si perde, ci incassiamo, ok? Invece se voi scivolate in punta alla sedia, allora sentite che pian piano un pochettino di curvetta lombare vi ritorna e la cervicale non è più contratta ma si allunga. Per cui tutte le volte che potete, adesso non sgridate i figli perché probabilmente saggiamente lo fanno già, anche quando mangiate state seduti in punta alla sedia. Perché già ci curviamo sul piatto e bon ton dice che è il cucchiaio che deve andare alla bocca, non la bocca al cucchiaio. Però se siamo seduti così è un attimo. È anche brutto vedersi. Per cui in punta la sedia. Se avete i braccioli mettete le mani, le braccia, gli avambracci sui braccioli. Se no mettete le mani vicino ai lati della sedia. Inspirando, sollevi il braccio destro e allunghi. Senti l'allungamento del fianco, della spalla, del braccio. Ti reggi. Espiri, torni. Se hai un braccio lo metti qua. Inspiri, allunghi. Proprio come se ti stessi stiracchiando nel letto. Lo so che sono già le 11. Ma qualcuno non ha la sveglia, qualcuno non c'ha lo smart working. Allunghi, inspiri ed espirando ritorni. E ancora inspiri
Ed espirando ritorni. Vedete che io non vado tanto in là col braccio, tendo soprattutto ad allungare il fianco, la spalla, creando spazio. Lo facciamo ancora uno. Allunghi e rilassi. Bene. Inspiri, gonfi la pancia, il petto, la gola. Espiri, ruoti verso destra con la mano destra dietro sulla sedia e la mano sinistra sulla coscia destra. Espiri, torni. Inspiri, ruoti. Facciamo, portiamo l'aria dalla pancia al petto. Espiri, torni. E poi dal petto alla gola, per cui l'aria sale, apre, crea spazio. Inspiri, tatina. Espiri. E ancora, sali, ruota come una spirale verso l'alto. E ritorni, ne facciamo ancora due. Inspiri, senti che bello. Espiri, senti il corpo che piano piano si riprende il suo spazio. Ed espiri, non più contratto, non più bloccato, non più sofferente per le troppe posizioni ripetute. Bene, questi li devo togliere. Adesso da qui piantate bene i piedi per terra e con le mani scivoliamo lungo le cosce, lungo le gambe verso i piedi. Guarda un po', la schiena scende, si arrotonda, la testa fra le ginocchia. Per srotolare la schiena, per salire srotoli la schiena, se è il caso metti le mani sulle ginocchia e ti allunghi. Per cui scende la testa, si srotola il collo. Inizia a sentirlo, il beneficio dei movimenti lenti. E poi piano piano risali, mi raccomando, se è il caso, con le mani. Aiutati a far risalire la schiena. Rilassa i muscoli del viso, va? Che c'è il criceto che è già lì che corre, facendo ruotare la ruota vorticosamente già di prima mattina, non l'avete, ha continuato a correre anche di notte, eh? Voi l'avete vissuto come sogno, il criceto correva. Inspiri, sali. La furia di correre è diventata un criceto atleta, eh? Per favore, basta. Ah, andate in ferie il criceto, ancora una. Vedete che respiro dopo respiro, non mi cadete dalla sedia. Il corpo si lascia allungare un po' di più. È vero? Bene, adesso verso un lato e verso l'altro, verso una gamba e verso l'altra. Per cui butti fuori l'aria, scendi. Allunghi, guarda un po'. Io sono andata verso la gamba destra, la mano sinistra. Vedi, va oltre la caviglia destra o comunque oltre il polpaccio. Devi sentire qua il fianco sinistro che allunga. Poi srotoli, se è il caso metti le mani sul ginocchio, sali. E dall'altra parte andiamo verso la gamba destra, verso la gamba sinistra, scusate, un po' esteriormente.
così da allungare bene il fianco opposto, il fianco destro. Premete bene con i piedi contro il pavimento, poi salite se è il caso, mano sul ginocchio, raddrizzi, butto fuori, allunghi, streccia, inspiri, porta sulle braccia se te la senti, allunghi, allunga fino alla punta delle dita delle mani, poi scendi, stiri bene il fianco, inspiri, allunghi, 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 e ancora, piano scendi, senti il fianco che allunga, inspiri, iniziamo oltre a dargli un po' di elasticità, dargli anche un po' di tono a questo corpo, butti fuori l'aria, a scaldarlo, allungandolo, ma portando vita. E facciamo ancora uno a destra e uno a sinistra. E se ci sono troppe ripetizioni e ti sei già annoiato, annoiata, chiediti perché, invece di goderti quello che stai facendo e sentire il corpo che si allunga, si stiracchia e sta sempre meglio, sei lì con la mente, col criceto, puntato a quello che c'è dopo. E allora ci rendiamo conto, e lo facciamo tutti ragazzi, che non siamo nel presente, che non siamo qui, nel qui e nell'ora. E guardate che non serve lo yoga, per farti capire che l'unica possibilità di goderci quello che abbiamo è stare nel qui e nell'ora, invece di rincorrere quello che non c'è ancora. Bene. Da qui andiamo a mettere le mani sulle spalle. Ruotiamo. Inspirando, espirando, inspiri, non ruotare il braccio nella spalla, ma ruota la spalla sulla schiena, devi sentire proprio con le mani, è per quello che hai messo le mani lì, la spalla che si sposta verso l'alto, il braccio accompagna. Indietro, verso il basso e in avanti. Inspiri. Espiri. Rilassa i muscoli del viso, se vuoi chiudili quegli occhi, tanto mi senti. Ti perdessi in questo esercizio, lo fai per 10 minuti e poi apri gli occhi e noi stiamo facendo qualcos'altro. Va bene, vuol dire che ti stai godendo di questo, questo è quello di cui il tuo corpo ha bisogno. Impariamo a stare bene in quello che stiamo facendo, in quello che abbiamo. Ora una. E poi mettiamo le mani dietro la nuca, possiamo non sotto, non a livello del collo, dietro la nuca. Possiamo incrociare le dita delle mani oppure no, vedete voi. Ben piantonati a terra, possibilmente comodi. Inspirando, sollevate dolcemente il petto e spingete indietro i gomiti, aprendo dolcemente la gola. Espirando, ritornate in posizione di partenza. Io mi giro così si vede. Inspiri. Espiri.
Inspiri, apri. Sollevi lo sterno è quell'osso piatto, tipo osso di seppia, che abbiamo fra i due pettorali, al centro del petto, per le donne fra i due seni. Inspiri. Senti che bello, allunga, allunga, allunga. Ed espiri. Ancora una, dentro l'aria, apri. Rilassa i muscoli del viso, distendili dal naso alle orecchie. Fuori l'aria, rilassi, sciogli. Voi vi mettete comodi, spalmati sulla sedia, ok? Le mani dove volete, sollevate un piede, aprite le dita. Guardate, c'è anche la possibilità di farlo tutti e due assieme, però non dovete sentire la schiena che tira, ok? Per cui io lo fate uno per volta, ruotando sia in un senso sia nell'altro. Con la mia assistente, Emilu, sul divano, lei fa ginnastica sul divano tutte le volte che noi la facciamo qui. E poi ruotate anche l'altro. Sentite crack, sentite crick. Oppure lo fate tutte e due assieme, aprite bene le dita dei piedi, ruotatele in un senso, ruotatele nell'altro, rilassate la schiena. Fanno male i polpacci, fanno male i tibiali. Non abbiamo più un muscolo tonico a pagare loro. Accidenti. Bene, adesso che abbiamo dato un po' di olio alle caviglie, ritornate seduti sulla punta della sedia. Piegate la gamba destra, non con l'incrocio alla Sharon Stone, dimenticatelo quello, neanche col piede, ma con la gamba sulla coscia sinistra a livello più o meno del ginocchio, vedete qua. E poi iniziate a spingere su e giù. Tiri verso di te e allunghi. Inspiri ed espiri. Come non va giù? Accidenti. Ancora una. Da qui piantate il piede bene a terra e lo fate scivolare leggermente in avanti, ok? Poi, aiutandovi con le mani, bene in equilibrio sulla sedia, scendete quanto riuscite. Se il ginocchio ve lo trovate in bocca, usate, io ho il destro qui, usate l'avambraccio destro dolcemente per fare peso e spingerlo verso il basso. Rilassate la testa,
respirate con la pancia. La sensazione è quella di dolore, è quella di tensione. Portate il respiro dove sentite che tira, come se ogni volta che inspirate quel tessuto, gluteo, coscia, potesse distendersi. E poi aiutatevi con tutte e due le mani per srotolare la schiena. Aprite bene gli occhi e raddrizzate. Ok? Senti un po' una e l'altra, come se fossero due gambe di due padroni diversi. L'altra zampa, forza! A cavalli, vedete, per me questa è la più rigida, la uso di più, per cui ognuno fa quello che può. Tiri e spingi. Inspiri. Vedete quante belle cose si possono fare anche da seduti su una sedia. Per cui non me lo venite a raccontare che a furia di stare seduti avete male. Basta prendersi, noi ci facciamo mezz'ora, ma se ve li imparate questi esercizi qua, ogni tanto ne fate anche solo uno, guardate che è molto più bello portarci l'attenzione e sentire il corpo che si allunga e tutto. Però imparaste anche già solo questo, mentre siete davanti al computer in ufficio, leggete, tanto fate 1500 cose, perché c'avete il criceto multitasking lì dentro, che non si rende conto che è inutile girare così vorticosamente sulla ruota, è più inutile ancora essere multitasking. Però, visto che fa da multitasking, può fare anche in una delle tasche una cosa benefica al corpo. E qui sciogliete un sacco di tensioni che poi vanno a ripercuotere dell'anca, che poi vanno a ripercuotersi sulla zona lombare. Il piede un pochettino a terra, un pochettino in avanti, ben piantato a terra. Se il caso, l'avambraccio sinistro sul ginocchio sinistro e piano scendete. Quanto riuscite, gravate bene anche il peso sul ginocchio piegato, il sinistro. Portateci il respiro. Inspiri, gonfi la pancia come un palloncino. Espiri, la sgonfi e la retrai. Rilassa la testa, rilassa il collo, porta il respiro dove senti che tira. Poi metti le mani entrambi sulla gamba da sopra, sulla sinistra, aiutati a srotolare la schiena, apri bene gli occhi, respira. È vero che un'altra cosa? Dai che abbiamo ancora qualche minuto, si sta già meglio. In piedi,
Teniamo la sedia. E la ruotiamo in maniera tale da avere verso di noi lo schienale. Ok? Mettiamo le mani dove riusciamo ad appoggiarle e andiamo, vediamo qui c'è la sedia, qui mi vedete, andiamo indietro cercando proprio di appiattire la schiena e di allungare bene le braccia. Potete tenervi con le mani oppure appoggiare addirittura sotto i polsi l'avambraccio. Ruota il codino verso l'alto, il peso bene centrale sui due piedi. Quando tira, porta il respiro soprattutto nel petto. Se è troppo, piega leggermente le gambe. Rilassa la testa. Affonda le scapole verso il basso, come se ci fosse un macigno sulle scapole che le spinge giù verso il pavimento. Senti che bello, fatelo ogni tanto. Poi fai un passetto in avanti, le mani sulla sedia, srotoli e sali. Ecco, raddrizza. Questo esercizio qua apre, siamo sempre in chiusura. In qualsiasi cosa facciamo, questo lavoro qua sulla sedia, sul tavolo, tavolo un po' basso, la sedia magari un po' più alta, ma meglio, però vi apre, vi distende i dorsali, la schiena, vi allunga, ci aiuta a ritrovare una postura da bipedi, da umani. Ecco, bene. Da qui poi andiamo come abbiamo fatto ieri sera, appoggiandoci sulla, con le mani sulla sedia, vedete i piedi, un piede per volta, appoggiamo le dita, cerchiamo di appoggiare la gamba piegata anche bene il collo del piede, subito sopra le dita, ruotiamo il bacino in avanti, allunghiamo. Allunghiamo il petto verso l'alto, il corpo si allunga dal collo del piede alla gamba, alla coscia, al petto, alla testa. Il braccio, la gamba e la destra, il braccio che si allunga verso l'alto fino alle dita e il braccio corrispondente. E ritorni. Ok? Cambi zampetta, dita, avampiede, quello che riesci, collo del piede, ruoti il bacino, l'osso pubico verso l'alto, allunghi la pancia, il petto, braccio corrispondente che si allunga, tira dalle dita del piede alle dita della mano. Dolcemente, apri dolcemente la gola se te la senti, apri il petto, apri gli occhi e senti tutte le dita della mano che è in alto, prendi contatto con tutti i polpastrelli e poi ritorni. E ritorniamo giù come prima. Allunghiamo, compensiamo, abbiamo allungato la parte anteriore, allunghiamo la parte posteriore, se è il caso anche le gambe leggermente piegate. Poi srotoli la schiena,
sali, gamba destra in avanti, gamba sinistra indietro, affonda il tallone nel pavimento, il piede dietro ruotato di 45 gradi, per cui le dita del piede dietro ruotate di 45 gradi all'esterno, le anche in avanti, ruota l'osso pubico verso l'alto finché senti la coscia davanti che allunga, tieniti, la gamba davanti è dolcemente piegata, non andate troppo indietro, senti qua che tira. Ritorni, cambi gamba, gamba davanti puntata in avanti e leggermente piegata, gamba dietro distesa, affonda il tallone nel pavimento, piede a 45 gradi, ruota il bacino, l'osso pubico verso l'alto, senti la coscia della gamba dietro all'attaccatura con l'anca che tira, che allunga.